calzini rotti, calzini rotti and welfare, calzini rotti and welfare. E ora vi spiego com'è la situazione in Italia e in Occidente, anche relativamente alla Electrolux, i cui proprietari vorrebbero andare in Polonia. Ora vi spiego per bene la situazione in questo video intitolato Calzini rotti and welfare. Dunque, questa mattina, vedete, non sono in casa mia, sono in casa della mia nipotina, ha 27 anni e laureata in lingue straniere a Verona. Vedete? Sono in casa della mia nipotina. Quando io entro in casa della mia nipotina, che ha 27 anni ed è laureata in lingue straniere, io mi tolgo le scarpe fuori dalla porta, mi tolgo le scarpe come forma di rispetto. In qualsiasi casa io vada, mi tolgo le scarpe, come fanno gli islamici quando entrano in una moschea. In una moschea, hanno ragione, non si entra nella casa altrui con le scarpe che possono essere infangate via di seguito. Ora, togliendomi le scarpe, io e la mia nipotina abbiamo visto che io avevo entrambi i calzini bucati, bucati, per cui io ho detto alla mia nipotina: lo vedi, nipotina? Che cosa capita a un uomo che vive da solo? Perché io vivo da solo da più di 40 anni, da lontano 1970 che io vivo da solo, da solo, da solo. Faccio tutto da solo, faccio tutto in casa, capito? Faccio la spesa, proprio faccio anche il bucato, se è necessario mi stiro le camicie, se è necessario mi attacco i bottoni, rammendo anche i calzini, li rammendo. Dove vedi cosa succede, nipotina, quando un uomo vive da solo, non ha accanto a sé una compagna con la quale si è unito dall'amore, che gli tocca avere i calzini bucati e poi se li deve rammendare da solo i calzini, se li deve rammendare da solo. E infatti io, cari amici, è dal 1970 che i calzini me li rammendo, con la D, rammendo da rammendare, me li rammendo da soli, da solo, da solo, da solo. Ago, filo, sono diventato abilissimo nell'infilare il filo nella cruna dell'ago. E la mia nipotina, con estrema semplicità, mi dice: zio, costano così poco che li puoi anche buttare senza rammendarli. Te ne compri un paio o due paia nuovi. Io ci sono rimasto. Ci sono rimasto. Ci sono rimasto perché la mia nipotina ha 27 anni e io tra qualche giorno ne compio 74. Però, quando io avevo l'età della mia nipotina, cioè, quando avevo 27 anni, non dicevo queste cose. In famiglia non si diceva: ma i calzini sono bucati, buttiamoli via e ne compriamo un paio nuovo. E io ero abituato al fatto, ancora lo sono, che i calzini si tengono non so per quanto tempo, vengono rammendati e si va avanti e si va avanti. Invece la mia nipotina, la quale è un campione adeguatamente rappresentativo di tutti i giovani di oggi, non solo italiani ma dell'intero Occidente, e mi dice: zio, per cosa ti preoccupi di rammendare i calzini rotti? Con quello che costano i calzini nuovi, butti via questi qua rotti e ne compri un paio, due paia, tre paia nuovi, hai capito? E allora mi si è illuminata la mente. E ho capito il motivo per cui la Electrolux, per esempio, tanto per fare un esempio, vuole delocalizzare in Polonia, l'ho seguita la vicenda, perché quelli della Electrolux dicono che in Polonia i lavoratori, benché la Polonia faccia parte, mi pare che faccia parte dell'Eurozona, mi pare che ci sia l'euro, mi pare, in Polonia. Dice che in Polonia la gente prende un salario di 400-500 euro al mese,
anzi 300-400 euro. E quando l'intervistatore ha chiesto a uno dei padroni della Electrolux: sì, ma come fa la gente in Polonia, gli operai in Polonia a campare con 300-400 euro al mese? E qua in Italia un operaio deve prendere moglie e figli, deve prendere almeno 1.000 euro al mese. Come fanno in Polonia? E questo proprio uno dei proprietari, uno degli azionisti, non lo so, dell'Electrolux ha detto perché in Polonia vivono come si viveva in Italia, diciamo, 60 anni fa. Quindi hanno poche bollette da pagare, magari se hanno i calzini rotti li rammendano. Così, cioè, se un giovane si sposa non cerca appartamentino da prendere in affitto, ma continua a vivere con mamma e papà e anche con i nonni. Non so se mi sono spiegato. Cioè, in Polonia i lavoratori vivono con una paga di 300, 350, 400 euro, perché lo standard di vita in Polonia è come era qua da noi 50 o 60 anni fa. Prima ancora che uscisse lo Statuto dei Lavoratori, proprio lo Statuto dei Lavoratori è uscito nel 1970. Io mi ricordo che ho lavorato prima dello Statuto dei Lavoratori, prima che ci fosse l'articolo 18. Io ho lavorato, lavoravo da giovane, eh. Lavoravo da giovane, ho fatto pure il fornaio, ve l'ho detto, per studiare ho fatto pure il fornaio, però mica mi ero accorto, quando ero giovane, che ancora non c'era lo Statuto dei Lavoratori, che non c'era l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Io lavoravo, lavoravo, non mi sono mai sentito sfruttato, lavoravo. E allora, e poi è arrivato lo Statuto dei Lavoratori, lo Statuto dei Lavoratori, con l'articolo 18, per cui l'Electrolux adesso, ma anche tante, tante altre, vuole andare in Polonia, vuole andare in Polonia, vuole andare in Polonia, perché in Italia lo standard di vita è tale che un operaio in Italia non può vivere come un operaio polacco con 300-400 euro al mese, no. Ci sono i figli da mandare all'università. Ai miei tempi, cari amici, parlo di 50, beh, io sono nato nel 1940, però già nel 1950-55, non è che tutti gli operai o tutti gli impiegati mandavano i loro figli all'università, capito? Io per esempio l'università me la sono dovuta pagare facendo il fornaio di notte. Facevo il fornaio, però per 5 anni ho fatto il fornaio di notte. E vaglielo a dire tu oggi agli operai italiani che i loro figli, se vogliono fare l'università, devono andare a fare il fornaio di notte, o il portiere di notte. Ma andateglielo a dire voi, se ci riuscite. Se ci riuscite. Ecco, cari amici, come stanno le cose, cari amici, ecco come stanno le cose. I calzini rotti e underwear, calzini rotti e underwear. E benché io abbia ormai 74 anni, sono nato nel 7 febbraio 1940, e da quando ho scelto di vivere in solitudine, cioè dal 1970 in poi, ormai sono 44 anni, io i calzini me li sono sempre rammendati. Ma quanto mi durano i calzini! Quanto mi durano, cari amici, i calzini! E anche se si stacca un bottone, me lo riattacco da me, me lo riattacco da me. Ecco, cari amici, calzini rotti and welfare. Da quello che mi ha detto la mia nipotina, si può misurare il passaggio, l'evoluzione che c'è stato nel welfare, nell'immaginario collettivo relativamente al welfare. Beh, voi mi avete capito, vero? Voi mi avete capito, cari amici, vero? Vero che lo so che mi avete capito, eh? Lo so che mi avete capito. E vabbè, cari amici, qua mi fermo. Aspetto i vostri eventuali commenti relativamente ai calzini rotti al welfare. Zio, ma non ti preoccupare, buttali via questi, no? Per quello che costano, vatti a comprare dei calzini nuovi, no? Ecco, cari amici, calzini rotti and welfare. Ok, grazie, cari amici, e a tutti voi, tanti saluti da Serafino Massoni.